L'arte che abbraccia il sociale, la danza e il teatro nel segno dell'inclusione. Dal 7 al 10 luglio torna a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, Alter Art Festival, un evento incentrato sull'innovazione nelle arti performative organizzato dall'associazione Isciamanca. La seconda edizione è stata presentata al Paricentro di Fano, che ospiterà un'anteprima giovedì 30 giugno alle ore 18:30. Questo diciamo approccio si sposa benissimo con quello che è una ricerca che è alla quinta edizione, che è quella del Festival Impronte Femminili, in cui Alter Art insomma converge per il secondo anno consecutivo. È una rassegna di arte cultura per le pari opportunità e i diritti, che si svolge sul nostro territorio con l'obiettivo di mettere in piedi pratiche di buone pratiche di pari opportunità, ma anche, questa è una finalità assolutamente importante tanto quanto la prima, creare una connessione con il territorio e mettere in piedi una programmazione che sia il più possibile in sinergia. Ad entrare nel dettaglio del festival la direttrice artistica Monia Mattioli. All'interno del nostro percorso si sono affiancate associazioni anche del territorio di Fano, di Iesi e di Pesaro, che appunto mette in primo piano l'integrazione sociale di categorie sensibili, così chiamate, quindi persone con disabilità fisiche, psichiche e cognitive, all'interno di quello che è l'innovazione metodologica nei linguaggi di teatro e danza contemporanei. Questo è uno dei punti fondamentali. Possiamo però anche ricordare che un altro obiettivo importante del nostro festival è quello di creare comunicazione tra quelli che sono piccoli territori marginali e territori più ampi, tra piccole città e grandi città, ed è per questo che siamo estremamente felici di questa collaborazione che prosegue tra il comune di Pergola, Alter Art, e le pari opportunità del comune di Fano ed il comune di Fano. Molti laboratori, molte conferenze, molti spettacoli saranno dedicati al rapporto tra genitori e figli, alle nuove generazioni e anche all'integrazione di categorie sensibili, non solo di persone con disabilità, ma anche di quelli che sono migranti e ragazzi con difficoltà di integrazione sociale del territorio italiano ed europeo. L'intero programma è consultabile sul nostro sito occhioallanotizia.it. Ad esprimere soddisfazione anche il sindaco di Pergola, Simona Guidarelli. Una bellissima occasione per la nostra città, sia per partecipare a laboratori, eventi, convegni, tutto quello che il festival ha in programma, e sia per comunque riflettere su tematiche che sono molto importanti, quindi non solo arte, danza, teatro, ma anche inclusione, integrazione. Ecco, crediamo che sia veramente un'occasione importante e sarà uno degli appuntamenti principali dell'estate pergolese.